This rider is about to ride his way into the history books yet again, because he's about to be crowned this victor of the Giro d'Italia with 10 minutes of an advantage on any other rider. 3.9 kilometers to go for the Mali Rosa, 2:13 on Martinez. That is the group that contains the rest of the riders on the road. Martinez, Thomas, O'Connor, Tiberi, his main rivals all the way through this race. 3.7 kilometers to go. Tadej Pogacar has now eclipsed the lead by over 10 minutes in the general classification. Tadej Pogacar, in questo che sembra uno stadio di calcio, ha risposto esultando davanti agli applausi del pubblico che gli tributa il giusto onore. 3 chilometri alla conclusione, e a proposito di pubblico, Stefano, abbiamo un appello importante. Siamo ormai a 3 chilometri dall'arrivo, come abbiamo detto c'è un pubblico veramente eccezionale su questo rettilineo d'arrivo. Noi vorremmo chiedere al pubblico, quando i corridori raggiungeranno il rettilineo d'arrivo, per favore non sporgete dalle transenne nessun oggetto, telefoni, cellulari, macchine fotografiche, bandiere, selfie stick, mettete i cellulari in tasca e applaudite questi corridori che ci stanno regalando uno spettacolo veramente di altissimo livello, ma soprattutto rispettate la sicurezza di quelli che sono professionisti che in questo momento stanno facendo il proprio lavoro. Grazie a Continental che si prende cura della sicurezza del Giro d'Italia e di tutta la sua carovana. Thank you to all of you for being by the roadside. As Stefano just said, please look after the safety of these riders. Please don't have selfie sticks over the barriers. Keep them inside. Please do not have long lens cameras outside the barriers. Please do not have iPads, mobile phones over the barriers. Try and keep them inside. Respect the riders. Tadej Pogacar is heading into Bassano del Grappa to crown a day in the mountains, but to crown 3 weeks of incredible racing across beautiful Italy, as this rider now is going to bring this race to its conclusion and ride into Rome tomorrow as the victor of the Giro d'Italia. Get ready, Bassano del Grappa. 2 kilometers of racing now remain. 2 chilometri alla conclusione per Tadej Pogacar. Il sole illumina la sua maglia rosa, affronta una curva a sinistra e ormai alle porte del centro abitato di Bassano del Grappa, tutto solo al comando. È partito al secondo passaggio su Monte Grappa, raggiunto e superato Pellizzari, e si è lanciato tutto solo verso la vittoria. Questi ultimi chilometri, queste ultime pedalate per lui sono una passerella per un Giro d'Italia che ha letteralmente conquistato, vinto, stravinto, dominato. On his number he has 5 little stickers that shows the stage wins he's had so far. Tomorrow there'll be no space left because he's going to add another one as the 6th stage he's taken in this year's Giro d'Italia. He's riding now to the conclusion of this stage, stage number 20, as the rider who's going to have over 10 minutes in the general classification. He's going to turn the corner and he's about to see the final kilometer of racing in this stage of the Giro d'Italia. Bassano del Grappa, get ready, here we go now. E in questo istante, signori e signori, Tadej Pogacar è all'ultimo chilometro! E allora, accogliamolo come merita il vincitore di questo Giro d'Italia. Applausi, urla e cori per Tadej Pogacar, che ha 800 metri dalla conclusione. Continua a pedalare con grande efficacia. Ormai incredibile lo spettacolo di pubblico di Matteo Tranzetti.
8 minuti 23 secondi. Questo è il tempo di Pogacar, invece gli altri supereranno le 5 ore. Pogacar che nel frattempo riceve i complimenti della fidanzata, mentre i seguitori si avvicinano qui alla linea del traguardo. È trascorso 1 minuto e 15 secondi da quando Pogacar ha tagliato il traguardo. Ricordiamo che in classifica generale Martinez ha un ritardo di 7 primi e 42 secondi. We're about to see the riders who are going to finish on the podium in this Giro d'Italia. Turning the corner now, Ben O'Connor, Pellizzani, Ferran Thomas, Martinez, Luna, Tiberi, and on the back, Valentin Panikpaz. Yeah. Get ready now to bring the riders who will finish on the podium in this Giro d'Italia. Round the corner, because Martinez is with Ferran Thomas, and now they get set for the final turn and in towards the finish line. Here they come, the sprint is opened up by Valentin Panikpaz. On the right-hand side is O'Connor, Pellizzani, but second on the stage, it's going to be stage winner, Valentin Panikpaz, from Dani Martinez, from Tiberi, from Rubio, from Pellizzani, from Thomas, from O'Connor. Dunque abbiamo assistito appunto allo sprint della seconda posizione con Connor. Intanto vediamo in arrivo Storer, Enrico Gaccia a vincere la ventesima tappa del Giro d'Italia. L'applauso ora per appunto Storer che va a chiudere. Vale il tempo a ripetere che si è classificato in seconda posizione. Terzo è Martinez a 2.07, quarto posto per Tiberi, quinto Rubio, sesto Pellizzari, settimo Thomas, ottavo O'Connor e nono appunto Storer. This is an important group now. Damon Arensford trying to save his position overall in this Giro d'Italia for Aino Rubio. So it's going to be Damon Arensford with Jan Heer, with Daniele Caruso and Rafał Majka, who's done so much work in this race. So it is Rafał Majka, Caruso, Damon Arensford, Jan Heer. Ha tagliato il traguardo Majka, Pogacar sicuramente è fortissimo e merita totalmente questa vittoria del Giro d'Italia, ma comunque se è riuscito a fare tutto questo anche grazie al lavoro dei suoi compagni, anche di Rafał Majka che è stato veramente tra i più attivi e tra i più presenti al fianco del leader. In classifica generale, dai primi calcoli, possiamo dire che Dani Martinez è arrivato a 9 minuti e 56 secondi, quindi per 4 secondi Pogacar non è riuscito ad andare in